È illegittimo il provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare che si fonda sulla presenza di una condanna penale patteggiata nel 1991. Bisogna considerare che la parificazione fra le sentenze emesse per patteggiamento e le altre sentenze di condanna, parificazione stabilita dalla legge Bossi-Fini nel 2002, non può avere valore per il passato. Infatti l'imputato aveva il diritto di essere consapevole della pena che accettava e soprattutto delle conseguenze che tale scelta processuale avrebbe avuto a livello amministrativo. Ebbene, tale diritto non pare potesse dirsi soddisfatto nel caso in esame, in quanto il patteggiamento risale al 1991, più di 10 anni prima delle modifiche apportate dalla legge numero 189 del 2002. Rispetto a ciò, si impone all'amministrazione di valutare in concreto la pericolosità sociale del richiedente, ponendo a raffronto il precedente penale in questione con la sua condotta successiva e le sue condizioni personali e familiari, ossia con il suo effettivo e pacifico inserimento nel territorio italiano.